Villeggianti, Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto! Ma cosa mai si potrà dire nelle osterie? E qui parliamo dei mat. I mat, matente. I mat matente sono dei matti patentati, sono dei pazzi veramente, alienati mentali. E esiste anche il mat deligà, è un matto dalle gare, è un pazzo furioso. Il malà del mal di mat, è un malato del male dei matti, è uno squilibrato, rasente alla follia. Ad il tranun anacunven, che infonde il mondo dei mat alle pien. Già ai tempi del Caracalla, nei cervei ghea una falla. Poca gente le rinsavida, e le averta a mo la sfida, par pruà, senza ve truscia, che ghin tanti cervei che buscia. Traduzione. Dirlo tra noi conviene, che in fondo il mondo è pieno di matti, già dai tempi di Caracalla, né c'è che c'era i cervelli e avevano una falla. Poca gente è rinsavita ed è aperta ancora la sfida per provare senza avere premura che ci sono tanti cervelli che spumeggiano. E adesso che i manicomi intusserà e i matti nel liber de tornà a casa sua, anche la parola mat alle da interrà. Per questa modernissima teoria, tra tutti quei chi n'ha malà de ment e de ment, asperen se ne salva la psichiatria. Adesso anche i manicomi sono tutti chiusi e i matti sono liberi di tornare a casa loro. E anche la parola matto è da interrare. Per questa modernissima teoria, tra tutti quelli che sono malati di mente e dementi, speriamo che si salvi la psichiatria. Napoleon de Milan, Napoleone, ne ha goduto anche la nebbia. Di Milano, Napoleone, ne ha goduto anche la nebbia. È venuto Napoleone a liberare Milan e quel poche che gavevum gala tolt de man. Ma è venuto Napoleone a liberare Milano e quel poco che avevamo ce l'ha tolto di mano. Questo in riferimento all'incursione napoleonica a Milano e nel resto d'Italia con le relative spoliazioni. Scrivi sui pagini del nostro risorgimento, metti in desparte bal bam bam per l'occasione, le charche Napoleon intraprendenti in tutta Italia la fada dei padroni. Per regalare a Ganun l'indipendenza, la ruba quanta n'ha potuto d'oro, di opere d'arte, a se fa incoronare re de prepotenza, e se avesse potuto quel tajor Bonaparte, ne tornasse in coi suo scagnozzi a Paris, la valise mette la bruna nei valise. Scritto nelle pagine del nostro risorgimento, messe in disparte le panzane con l'occasione, è chiaro che il Napoleone intraprendente in tutta Italia l'ha fatta da padrone. E per regalare a noi l'indipendenza ha rubato quanto più ha potuto d'oro, opere d'arte, si è fatto incoronare re di prepotenza e se avesse potuto, quel tal signor Bonaparte, nel tornarsene con i suoi scagnozzi a Parigi, avrebbe messo la bruma nelle valigie. Ombra, Umbria.
Jumberg minga de udur. Le ombre non hanno odore, non si debbano temere le ombre. Fa vedere Jumberg cinese, cioè far vedere le ombre cinesi. Significa dare spettacolo, a volte lo si dice minacciando qualcuno. Ti faccio vedere le ombre cinesi. Te fo vide e ombre cinesi. E a pensare ben, tra i tanti fatti curiosi, l'ombra la si fa bef di paguros. Secondo la luce la tegni distanz. Con la luce da tre, la che sta da nanzi. Con la luce da nanzi, la che sta da re. Con la luce a pic, la sta sotto i piedi. A pensarci bene, tra i tanti fatti curiosi, l'ombra si fa beffe dei paurosi e a seconda della luce tiene le distanze. Con la luce dietro ci sta davanti, con la luce davanti ci sta dietro, con la luce a picco ci sta sotto i piedi. I cinesi di Milano. Milano possiede anche la sua Chinatown, anche se per la verità il formato è tascabile. Via Canonica era e continua ad essere la via di cinesi, rifugio per quei figli del celeste impero che hanno scelto l'Italia come patria di adozione e Milano come luogo di residenza. E benché la storia, sconfinando nella leggenda, parli di due cinesi, Saume e Marco, giunti a Milano addirittura nel 1287 e per giunta in pieno carnevale ambrosiano, l'immigrazione di gruppi di famiglie dalla lontana Cina non ebbe inizio in modo consistente che dopo il 1920. E da allora questi cinesi, con l'industriosità che contraddistingue la loro razza, si sono ben presto trasformati da venditori ambulanti in artigiani e industriali, amalgamandosi a tal punto con i milanesi da coglierne non solo lo spirito, ma anche, come testimonia Luigi Franzioni, anche le lingue. A fo un giret pas pas in tra i banchetti, de frutta e de verdura, in del mercato, che un dì alla settimana qui caret mettan giù in piazza ai post che insegna. A ghel del fracas e un po' di confusione. Agiran coi sportin e doni fieu, se ferman dove i prezzi in più se bun. E ma anche minga a spas manco i cagnù. Vusa chi vende par fas de reclam, ma corgi che ne squastucci meridionali. Mi cerchi in to strambust de risultam e pensi de nemi. Ma come mai che manca un meneghin in desta gente? Quando tutto un tratto, bel ciare milanese, senti un discorso, mi volti più contento e vedi che ci saranno gli cinesi. www.redigio.it e la storia continua.